Ora si registrerà la conferenza. Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo atteso ancora qualche minuto, ma siamo in pochi, sarà l'ora. E quindi iniziamo appunto con il break di oggi, dedicato appunto, come avete letto e intuito dal titolo, alla possibilità, alla potenzialità legata all'editing online col web client Leadsmap. E su G-Sosting, che è appunto la nostra soluzione basata appunto su QGIS Server e Leadsmap per creare facilmente dei web GIS utilizzando appunto QGIS come base di partenza. Ho parlato giusto 2 giorni fa, lunedì mattina, con una persona appunto interessata a G-Sosting, che aveva seguito non so quale dei vari webinar che negli ultimi mesi abbiamo fatto online dedicati a Leadsmap, e mi sottolineava proprio, da un certo punto di vista mi ha fatto piacere, di come lo abbia favorevolmente colpito l'aspetto del riesco a pubblicare online senza, lui mi ha detto, mi ha fatto sorridere quando ha detto che non è dedicato ai nerd. Riesco a pubblicare effettivamente, ho testato, ho provato veramente di prova, e riesco a pubblicare effettivamente online un progetto e non so nulla, non ho nessuna competenza di pubblicazione su web. E mi ha fatto piacere questo riscontro, perché diciamo, è una conferma, fa sempre piacere, diciamo, le conferme, che quello che si dice corrisponde, diciamo, a una rispondenza che risponde al vero. E non è una propria convinzione, diciamo così. Quindi devo riuscire a fare. Ok. E oggi faremo una brevissima introduzione, giusto per riquadrare il problema a Leadsmap e al prodotto di G-Sosting. Due cose sull'editing con QGIS, proprio 2 cose, non possiamo. Noi normalmente dedichiamo durante i corsi QGIS dalle 3 alle 6 ore sull'editing di QGIS, quindi trattandosi di un jailbreak di un'ora, dovendo dire 2 cose all'interno del jailbreak, daremo qualche spunto. 2 spunti, sempre a livello di spunti, sull'editing con Leadsmap, vedendo anche qualche limite della situazione attuale, e poi l'idea era di dare un'occhiata ad alcuni casi applicativi. Su progetti che nel tempo, o noi, o in realtà molti di questi altri enti, collaboratori, cioè varie persone che collaborano con noi in questi anni hanno messo in piedi. Ne ho selezionato alcuni che mi sembravano un po' significativi e soprattutto un po' trasversali. Ho anche invitato qualcuno a parlare, ho anche chiesto a qualcuno se voleva intervenire, parlare o altro. Mi hanno tutti, sono arrivate due o tre, due di picche, come si suol dire, e qualcuno forse si collegherà, è collegato, una persona la vedo collegata ora, quindi gli ho chiesto eventualmente che è Gianluca, che saluto, e gli ho chiesto di correggermi qualora dica delle scempiaggini sul progetto che hanno fatto loro, come poi dirò. Non è l'unico comunque ad avermi dato il 2 di picche, se lo può considerare. Allora, 2 cose giusto sul WebGIS. Ho ripreso una slide del primo jailbreak, di quello che ha aperto questa esperienza di jailbreak ormai alla primavera scorsa, semplicemente dicendo che qualsiasi WebGIS, ora qua nello specifico si fa riferimento, guardando l'immagine, tutto all'interfaccia di Leadsmap, però qualsiasi WebGIS parte da queste 3 componenti: da un contenitore dei dati, che può essere un database, o in molti casi possono essere anche dei semplici file raster vettoriali, quindi una cartella dati, potrebbe essere banalmente il contenitore dati, un software che si chiama Application Server, che è quello che crea i geoservizi, WMS, WFS, eccetera, e poi l'interfaccia client. Nella fattispecie, le componenti invece di G-Sosting sono Nextcloud per, diciamo, come applicativo,
all'interno del quale salvare i propri dati è una soluzione, non è l'unica, non è la soluzione ovviamente diciamo, scritta sul manuale, è una soluzione che noi abbiamo ritenuto valida per condividere dei dati con un server. Qualcuno in passato mi ha chiesto, potrebbe andare bene un FTP, potrebbe benissimo andare bene anche l'FTP, a nostro avviso sembra è meno user-friendly rispetto a Nextcloud, dove uno può direttamente lavorare. Può andare bene, qualcuno mi ha proposto l'SCP. SCP sono degli applicativi che tramite il protocollo SSH, che lavora su server Linux, riescono a condividere delle informazioni col server. Ovviamente vanno bene, sono tutte soluzioni che noi, sia l'FTP che l'SCP, non sono, diciamo, modernissime, diciamo così, ma sono tutte soluzioni che noi usiamo, non dico quotidianamente, ma quasi. Anzi, l'SCP personalmente la uso quotidianamente per accedere ai server Linux che abbiamo per i vari applicativi che implementiamo. Tuttavia, riprendendo l'espressione che lì mi è stato riportato, fa sorridere, sono applicativi più dedicati ai nerd. Nextcloud è un applicativo che riteniamo più alla portata di tutti. Ed è lo spazio dove salvare eventuali file vettoriali o raster, dove salvare i progetti QGIS, e sul server e poi un database, il database per eccellenza che lavora con QGIS è ovviamente PostGIS, quindi PostgreSQL con l'estensione spaziale PostGIS. L'application server è QGIS server e l'interfaccia client è appunto, prende il nome di Litmap Web Client. Non credo di usare l'acronimo in certi casi in queste slide, quindi in certi casi si vede anche con l'acronimo LWC. I vantaggi, anche tutte queste slide, diciamo, sono per riprendere co cos'è, quali sono appunto i principi su cui si basa il direttore Bitmap e il nostro G-Sosting. I vantaggi sono questi, cioè io ho un progetto QGIS e riesco a pubblicarlo pari pari su web. Come dicevamo prima, senza saper nulla di linguaggi HTML, PHP o roba che sono al contrario gli applicativi su cui è costruito, su cui è basato. Due cose, ve l'ho detto, due cose e ve l'avevo promesso, non dirò nulla di più sull'editing con QGIS. Beh, l'editing con QGIS agisce sia sulla componente spaziale che sulla componente semantica del dato. Sulla componente spaziale ci sono ormai delle ottime funzioni per gestire, ne ho citate solo alcune, ovviamente, le funzioni, come vi dicevo, se facciamo dalle 3 alle 6 ore in un corso base normale di QGIS dedicato all'editing, è difficile, citare tutto, racchiudere tutto in un'unica slide. Sicuramente ci sono delle ottime funzioni che gestiscono componenti spaziale, ne ho citate alcune che sono lo snap, cioè l'aggancio su geometrie che stanno sotto, chiamiamo così, l'aggancio ad altri layer o allo stesso layer, dipende dai casi, e in maniera tale da riuscire a editare in maniera corretta. L'autotrace che si collega un po' allo snap, ma è una funzione evolutiva dello snap, diciamo che lo snap è presente, credo, dalla versione 1. Qualcosa di QGIS. L'autotrace prima era disponibile come plugin, ormai fa parte delle versioni, diciamo, di QGIS a tutti gli effetti. È un'evoluzione dello snap, nel senso che consente di, se devo tracciare, se devo sovrappormi a una linea particolarmente lunga, di partire in un punto, proseguire e, diciamo, riuscire a disegnare tutta la linea senza particolari interruzioni in maniera molto più rapida. E poi soprattutto un'altra evolutiva che è partita, se non ricordo male, con la versione 3 di QGIS, è quella che consente di fare, o forse anche qualche versione precedente, non ricordo con esattezza, quella che consente di fare delle modifiche, le cosiddette modifiche topologiche, quindi fare una serie di controlli, per esempio evitando le sovrapposizioni. Quindi io posso disegnare tranquillamente un poligono sovrapposto all'altro, ma se imposto che le modifiche devono essere fatte sul topologico, il QGIS mi corregge automaticamente il poligono adiacente, facendomelo
facendomelo, diciamo, rendendomelo topologicamente corretto, cioè evitando che ci sia la punta della sovrapposizione e disegnandomi il confine esattamente in corrispondenza del confine dell'area adiacente. Sintetizzato veramente in maniera rapidissima, per cui poi se avete dubbi o altro, anche se non è proprio l'argomento, come capirete, non è l'argomento del break di oggi. Volentieri, nello spazio, nella discussione, possiamo approfondire eventualmente questo argomento, per quanto possibile, ripeto, nello spazio dedicato al jailbreak, che è ragionevolmente quello di un'ora, quindi ridotto. Dopodiché, l'editing di QGIS, come immagino qualcuno di voi saprà già, consente tutta una serie di gestioni del form, della creazione, anche questa in maniera estremamente semplice, da interfaccia grafica. Qua vediamo un esempio, cioè la possibilità di, su un campo chiamato foto, di inserire un widget, che sono così chiamati, che consente di allegare la foto che si vuole visualizzare poi sulla mappa. L'aggiunta di allegati, che possono essere foto, possono essere PDF, file di altro tipo, non è l'unica, perché ovviamente c'è anche la possibilità di creare delle catene di controllo, i classici vero o falsi. C'è la possibilità di creare o delle value map o delle relation map, che sostanzialmente sono i classici elenchi a discesa, per sintetizzare in maniera molto forte, cioè dare l'opportunità all'utente di avere una scelta fra una serie di opzioni. Normalmente questo si fa utilizzando dei codici e poi la relativa decodifica, per cui l'utente sceglie e inserisce il codice corretto. Non deve saperli a memoria, non deve conoscere, per esempio, tutti i codici Istat di tutti i comuni di una regione, di uno stato o quello che è, ma se deve scegliere tra i comuni, può vedersi il codice dei comuni della sua provincia, della sua regione, dell'area di suo interesse, scegliere il comune e inserire il codice Istat di quel comune dentro la relation map, dentro il campo corrispondente, scusate. E ci possono essere dei campi data, cioè i classici campi che uno può compilare col calendario, e in cui si può anche personalizzare il formato della data. Normalmente, per intenderci, su un database la data viene scritta e memorizzata nel formato americano del dato, quindi anno, mese, giorno e ora, eventualmente. Mentre si può tranquillamente poi personalizzare campo data visualizzandolo all'italiana, quindi nella maniera a cui siamo più abituati, o almeno molti, molti sono abituati. Si possono poi inserire tutta una serie di controlli di integrità sui nulli. Questi campi qua, che vediamo nell'immagine, non nullo, e fai rispettare il vincolo non nullo, che a mio modo di vedere, quando si realizza un format per l'editing online, sono fondamentali. Nel senso che evitano che il dato venga inserito in maniera incompleta. Diciamo che l'ottica di spostare, soprattutto quella di spostare online l'editing, è quella di ampliare la possibilità di utenza dell'editing stesso, cioè fare in modo che possano editare quel dato un maggior numero di persone. Nei casi applicativi che citerò dopo, questo sarà del tutto evidente. In quest'ottica qua, è bene, io dico sempre, suggerisco sempre quando ne parlo con colleghi o clienti, è bene mettersi sempre nell'ottica della persona che nulla sa di campi obbligatori, che nulla sa di quello a cui magari mi potrebbe, a cui quei dati servono. O comunque deve saperlo in maniera ridotta, cioè non si deve porre il problema e deve essere supportato quanto più possibile a non sbagliare. Quindi la scelta, io suggerisco ovviamente di imporre che dei campi vengano compilati sicuramente, io la suggerisco sempre perché laddove voglio che quel dato sia compilato deve esserci, altrimenti devo mettere in conto il rischio che i dati vengano sì compilati ma in maniera incompleta.
quando il dato è incompleto, spesso è poi inutilizzabile. Cioè, io ho costruito magari il miglior database del mondo, con tutti i campi fatti bene, organizzati bene, strutturati alla perfezione, decodifico altro, e poi mi trovo, e si vede, vi assicuro, in una marea di database, mi trovo con la spinta di dati nulli o incompleti o scritti in modo disordinato, che poi non si possono classificare, non si può, o si possono classificare ma danno risultati del tutto inattendibili, e via scorrendo. Quindi tutte queste potenzialità sono quelle legate all'editing con QGIS. Venendo all'ITMAP, l'editing con l'ITMAP offre praticamente le stesse possibilità dal punto di vista semantico, ha qualche limite, questo sì, inutile negarlo, sulla componente spaziale. Non ci sono ancora le modifiche topologiche integrate, e anche sullo snap lascia a desiderare. Attualmente c'era uno script JavaScript che si poteva inserire, ma nell'ottica di che ho detto all'inizio, vogliamo è un prodotto che non è dedicato ai nerd, diventa, diciamo, va a cadere quell'ottica lì. Cioè, o c'è qualcuno che inserisce il codice JavaScript, lo controlla, lo testa, perché quel codice JavaScript stesso poteva avere qualche problema, poteva cambiare di versione in versione di ITMAP, quindi era sicuramente è ancora, perché al presente la versione stabile di QGIS di ITMAP è la 3.3.11, quella 3.3 è ancora un limite di ITMAP. Sarà comunque disponibile, dovrebbe essere così, a partire dalla versione 3.4 di ITMAP, che è in uscita. Io credo che al massimo nel 2021 dovrebbe uscire. Dalla settimana scorsa è uscita la beta, la seconda beta, con forte invito a testarla. Cosa che cercherò di fare ovviamente quanto prima, perché i test in quest'ambito, i test dei lavori sono fondamentali per migliorare il prodotto, per correggere eventuali bug, e poi per renderlo stabile e metterlo in produzione. E comunque la versione che, appunto, al di là dei miei test, che sono sicuramente importanti, dei miei e dei nostri, diciamo, a livello di GTR, test, è comunque prevista in uscita per il prossimo anno, direi anche inizio del prossimo anno, credo proprio. Quindi dovrebbe esserci anche lo snap, però per ora non c'è ancora. Però a livello semantico, tutte le possibilità che ci sono su QGIS si ritrovano pari pari anche su ITMAP, e questo secondo me è un bel vantaggio, insomma. E ora lo sperimenteremo. Una precisazione: con l'ITMAP, con l'ITMAP si può fare editing. Torno un secondo indietro, alla slide precedente, poi andiamo, come vedete, ai casi studio. Si può fare editing solo su vettoriali che siano presenti, che siano memorizzati su database. Si possono scegliere due database, database Spatialite o PostGIS. Quindi normalmente noi lavoriamo quasi esclusivamente con PostGIS, ma funziona anche Spatialite. Quindi per chi proprio non vuole avere a che fare con un database su server, dopodiché siamo su server, quindi che si voglia o no, siamo già su server, perché ovviamente, se si vuole implementare un WebGIS, bisogna collegarsi al server. Quindi già il fatto di collegarsi alla cartella Nextcloud è un collegamento al server. Quindi direi che, già che sono sul server, io suggerisco PostGIS. Dopodiché si può anche tranquillamente utilizzare Spatialite. Non è consentito l'editing su altre tipologie di dati. La ragione, quale può essere? Beh, io ne vedo una abbastanza centrale in questo campo: è il fatto che io posso fare, perdonate il termine, posso fare danni anche con PostGIS, perché io posso crearmi una tabella senza chiave primaria. La tabella senza chiave primaria non sarebbe editabile,
ma in qualche modo poi l'inghippo per editarla e per farci dei danni lo trovo anche. Tendenzialmente, però, su un database ci sono dei controlli maggiori che mi garantiscono che certe cose non possano accadere. Ho detto appunto, la tabella senza chiave primaria in teoria non è editabile. Provo a editarla sulla maggior parte dei client posti, se non riesco a editarla mi dà errore. È vero che poi ci sono degli applicativi che mi forzano anche l'editing, ne ho testato alcuni giusto la settimana scorsa, che mi forzano l'editing, mi dicono, mi danno un messaggio di warning, mi dicono stai attento perché non hai la chiave primaria, se vuoi ti uso tutti i campi come chiave primaria, però questo può corromperti i dati. Mi ha fatto sorridere perché quando ho letto questo messaggio ho detto se l'editing è consentito solo con chiave primaria una ragione ci sarà, però poi ci si sforza, QGIS stesso si sforza di diventare più user friendly possibile e quindi di farti fare quasi tutto. Al contrario, l'ITSMAP appunto evita l'editing se non su vettoriali che siano su database, quindi su database come Spatialite o Postgres, che tendenzialmente hanno ad esempio questo vincolo, quello della chiave primaria, per cui in questo modo non si dovrebbero, almeno a livello di entrambe le componenti, perché evitare un layer senza definire una chiave primaria crea problemi anche alla terza delle componenti di un database, quella relazionale, cioè non si riesce più a trovare il collegamento in sostanza tra la geometria e gli attributi. La chiave primaria da questo punto di vista è fondamentale per creare questa relazione. E torniamo appunto all'elenco dei casi studio e usciamo anche dalla presentazione perché non c'è più molto da dire a livello di presentazione e vediamo un attimo quanto tempo abbiamo anche. Cominciamo, diciamo, dal primo e poi andiamo avanti, proseguiamo. Il link me li devo scrivere, non so perché lo so. Proviamo anche a discutere su caso per caso, quindi se avete delle domande, se volete intervenire, vi invito ora mentre. Già ora se avete qualche domanda a pormela ovviamente e soprattutto caso per caso quando cominciamo a vedere casi studio a intervenire, a dire, a porre, diciamo, cerchiamo di renderlo quanto più possibile uno spazio aperto veramente alla discussione, non una formazione che peraltro non vuole essere perché come dicevo non abbiamo questi argomenti qua, sono argomenti che tendenzialmente lo trattiamo avendo molto più avendo bisogno di molto più tempo. Ecco, diciamo il primo progetto che vediamo in editing è questo, è realizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova, quindi un progetto a cui noi non abbiamo messo praticamente mano, me l'hanno mostrato e l'ho preso. Ovviamente rappresenta gli idranti, lo stile. Ho messo le mani avanti che non abbiamo implementato noi, no, a parte da tutte, è una semplice mappa che racchiude, divide, direi, gli idranti per quelli dell'intera provincia e quelli della città di Genova. Credo che lo faccia con un filtro, credo che i layer siano gli stessi. Se io interrogo l'informazione, se io interrogo il dato, ho l'identificativo, il nome del comune, la via, insomma, una serie di informazioni relative a quel dato lì. Ovviamente voi direte, ma non dobbiamo parlare di editing, questo è un progetto che i Vigili del Fuoco hanno creato in consultazione, questo è un progetto pubblico, se voi andate su gishosting.getar.it trovate il sito di gishosting, a un certo punto nelle varie opzioni ci sono le mappe pubbliche, è arrivata una presentazione di tutti quei comuni, diciamo, non solo comuni, enti privati o altri che hanno scelto di mantenere le loro mappe pubbliche e si è fatto una ricerca scrivendo i Dranti, è arrivata a questo progetto che stiamo visualizzando. Potete visualizzarlo anche posteriori. Ovviamente voi non avete la possibilità di editarlo perché non avete utente password. Ora, se io entro invece al contrario col mio utente
sta la password. Amministratore, può fare tutto in quanto amministratore, mi compaiono, poi ovviamente non lo faremo, ma sporcheremo dati. Vedete che apparentemente è la stessa cosa, sono loggato come amministratore, quindi in quanto loggato come amministratore si è aggiunto questo tasto modifica, oppure interrogando il layer, qua sono anche fuori dalla provincia di Genova, mi sembra, interrogando questo layer mi compare la matitina. Ovviamente non sporchiamo i dati, come dicevo, ma la matitina mi compare e mi consente di editare quel dato, quindi di aggiungere un'informazione legata al comune, di aggiungere l'informazione in questo momento mancante legata alla tipologia di idrante, e con la ragione per cui dicevo alcuni campi li renderei obbligatori, in questo caso poi a posteriori hanno reso obbligatorio, diciamo, il comune, che peraltro è stato anche modificato con un elenco di scelta a posteriori, ragione per cui in questo caso non lo vede perché era stato inserito con la lettera maiuscola, come avete visto prima. La ragione per cui suggerisco di rendere obbligatori, perché ad esempio loro sono molto interessati alla tipologia di idrante per filtrarlo, e quindi se questo campo fosse stato obbligatorio avrei avuto, diciamo, la sicurezza di vedere una di queste tipologie inserita. In caso contrario, diciamo che sta tutto alla buona volontà di che poi il dato lo edita, lo tiene aggiornato. Si può anche poi inserire una foto, quindi fare una foto e caricare la foto. Quindi dovrei fare aggiorna, mi compare scegli file, vado a scegliere una foto. Ovviamente in questo caso, non avendo appunto il controllo della database, sono dati un po' sensibili, non facciamo nessuna modifica. E con modifica si può proprio aggiungere un punto. Come si aggiunge come dicevamo prima, quindi si va, in questo caso vado sulla mappa, posiziono un punto dove ritengo che ci sia, dove c'è l'idrante, e poi compilo i campi nella maniera migliore possibile. Quindi zero credo, a meno che non ci sia un codice, ripeto, non conosco poi nel dettaglio questi dati, quindi può anche essere che ci sia un codice sull'idrante. Purtroppo, ecco, non ho chiesto sfiduciato dai due DP che mi sono arrivati in precedenza, non ho chiesto al vigile del fuoco se volevano intervenire e spiegare loro in diretta meglio il progetto, questo progetto. Può essere che appunto identificativo il fatto che sia da compilare normalmente quando si sceglie un campo cosiddetto seriale, cioè un campo autoincrementale, lo si rende non compilabile, quindi si fa fare tutto al database. Può essere che invece in questo caso ci sia un codice sull'idrante. Questo ho detto per qualche volta idrometro, ma sono lapsus da ingegnere idraulico. Io penso agli idrometri, non agli idraulici. Quindi, se avessi fatto questo lapsus, chiedo scusa. E appunto, può essere però, dicevo, che ci sia un codice su ogni idrante identificativo, che quindi debba essere effettivamente inserito quel codice lì. E poi si vanno a scegliere le altre informazioni. Ora, è un progetto che, guardandolo, ripeto, lo modificherei un po'. Ad esempio, il comune, essendo dati puntuali, si potrebbe tranquillamente non far inserire in editing, ma utilizzare delle funzioni per recuperarlo. Si può fare sicuramente qualcosa col calcolatore campi di QGIS, che imposti, se io ho la mappa dei comuni sotto, che mi imposti la creazione, se no, essendo dati su PostGIS, si può fare tutto con un trigger PostGIS. Quindi, una volta inserito il dato, lo vado a correggere inserendo io l'informazione del comune. E in questo modo si evita, diciamo, all'utente di inserire un maggior numero di informazioni, quindi si velocizzano le operazioni sul campo, e peraltro si evitano anche errori, perché magari io sono convinto che l'idrante lo voglio mettere a Camogli, mi sbaglio, invece che scegliere Camogli, scelgo Campo Ligure, che dal punto di vista alfabetico sono contigui, ma Camogli è sul mare, Campo Ligure è nell'entroterra, Campo Ligure ne nevica, a Camogli spesso c'è il sole, quando a Campo Ligure nevica. E quindi, come dire, sono, a parte le battute,
è un errore ovviamente inserire un'informazione che è frutto veramente dell'errore umano. Cioè, io sono assolutamente convinto di aver scherzato tra mogli, ma per sbaglio ho scritto campo ligure. È chiaro, uno può dire, vabbè, cavolo, lo leggi che hai scritto campo ligure, però io sono sempre tutto quello che si può fare in maniera automatica è più rapido e soprattutto evita l'errore umano. Poi ci può essere l'errore del programmatore, quello senza dubbio che crea errori ovunque, però al di là dell'errore del programmatore si può testare e correggere, verificare a priori. L'errore umano nell'inserimento dati è difficilmente verificabile e testabile. Questo era un primo caso, giusto per far vedere che è il primo caso anche a livello applicativo di nostra conoscenza. I video da poco hanno acquistato lo spazio cloud su G-Sosting all'inizio, proprio quando è nato G-Sosting nel 2016, e quando l'hanno acquistato a valle di un corso di formazione organizzato dall'università di architettura alla quale avevamo partecipato, e non appena gli abbiamo spiegato, diciamo, le possibilità di editing con QGIS, subito, diciamo, le loro teste si sono concentrate su questa problematica che avevano, cioè quella di mappa di aggiornare i dati di tutti gli idranti. Ora la ragionevolezza c'è, cioè guardate il numero, ora non so se c'è se hanno, no, non c'è il totale, vediamo se c'è una leggenda, sì. Ci sono circa in provincia di Genova, da questi numeri vedete, ci sono circa 1 migliaio abbondante di idranti. Ora, non so quanti siano i trom, cioè meglio, il personale del TAST, cioè della topografia applicata sul corso, conosco il numero, sono in tre. Ora, se queste tre persone dovessero aggiornarsi i 1.000 rotti idranti da soli, probabilmente passerebbero l'anno a fare quel lavoro. Ora, esagero, però, anche perché sono anche abbastanza sparsi in provincia, vi assicuro che dal comando provinciale arrivare in queste zone qua dell'entroterra significa perdere circa 2 ore abbondanti di macchina, e quindi diciamo che il fatto di avere delle persone che con uno strumento online possano modificare in maniera semplice e facile i dati delle persone sul territorio non competenti, che nulla sanno di GIS, per loro era un dubbio passo in avanti. Passo al secondo caso. Secondo caso è un progetto abbastanza nuovo, nuovissimo anzi. Non vedo Valeria, che è la persona responsabile del progetto, l'ingegnere Valeria Toscani, collegata, e che è una di quelle che insieme a Gianluca mi hanno gentilmente risposto che, di arrangiarmi, che c'è piacere che li citassimo, di arrangiarmi. Il catasto strade della provincia di Piacenza l'abbiamo implementato ormai un paio di anni fa, e recentemente hanno deciso, era un progetto che già avevano da un po', recentemente hanno deciso di metterlo in pratica, di creare un progetto pubblico, il catasto strade ovviamente privato, visualizzabile solo da loro, c'è la versione pubblica che visualizza giusto le strade. Recentemente hanno messo in piedi, diventerà operativo dal mese di dicembre, un progetto GIS per visualizzare la presenza di cantieri al pubblico. E questo progetto GIS l'hanno implementato con il nostro supporto, quindi l'abbiamo implementato assieme. Vedrete che alcune dei miei pallini, dell'obbligatorietà dei campi, che in questo caso è maggiormente rispettata. Di nuovo è un progetto, lo vedete qua, questi sono cantieri reali inseriti in questo momento. Sono le ordinanze, i cantieri temporanei, quindi le ordinanze con dei sensi di luce alternati o altro. Se io vado a visualizzare il tipo di. Qua, se non ricordo male, siamo su un ponte, perché poi li abbiamo testati e inseriti, molti di questi li abbiamo testati e inseriti assieme. Se
se interrogo le informazioni, qua trovo il codice della strada, ovviamente la descrizione del cantiere, ho la possibilità di allegare la determina, quindi questa è la determina che ha dato origine a quel senso unico alternato, quindi diciamo che lato cittadino si evince abbastanza, si evince subito l'utilità di visualizzare queste informazioni, di riuscire a visualizzarle anche su mappa, perché poi io posso, non so, voglio sapere se nel mio comune, che non conosco i comuni se a Bobbio, che è confinante con la provincia di Genova, quindi quello che mi dà più, che conosco meglio, se a Bobbio ci sono delle interruzioni in questo momento attive, no, in questo momento sulla rete provinciale, ovviamente si intende, non ci sono interruzioni attive, ci sono nei comuni a fianco, che non so, nei comuni contigui, però di cui non conosco il nome. Oppure voglio sapere se lascia perdere le autostrade, sulla SP13 ci sono delle interazioni attive, e di nuovo non ho trovato una strada con interazioni attive, la evidenzio, mi viene evidenziata con la ricerca e visualizzo le interruzioni. Anche in questo caso posso visualizzare le interruzioni come ho visto prima, ma se non sono ovviamente loggato non posso editare nulla. Qualora invece io effettui il login, sono loggato, di nuovo mi compare il mio menu modifica. Ho solo un layer modificabile, ovviamente quello con le ordinanze temporanee. Vedete che ci sono una serie di campi che sono obbligatori, la tipologia di ostacolo, con un elenco a discesa che mi fa scegliere tra queste tipologie. La tipologia di ordinanza, proviamo anche a mettergli qualcosa. Anzi, questo potrebbe essere carino, fare un. Poi lo elimino immediatamente, ma sono avvisati, diciamo, fare. Vedere come inserire un dato, tanto appunto fino al 1° dicembre non sarà ancora operativo, quindi non c'è nessuno che lo sta, non è stato pubblicizzato, quindi non c'è nessuno che lo sta consultando, e non è sulla pagina istituzionale dell'ente, quindi possiamo anche pasticciarlo. Posso mettere una descrizione del cantiere? Trova jailbreak, la chiamiamo così. E ho scelto la limitazione di velocità, quindi posso scrivere, ovviamente questi campi non sono obbligatori perché dipendono da cosa ho scelto in precedenza. Volendo ci potrebbero essere anche più limitazioni, a volte c'è sia la velocità che la portata, che so, quindi posso inserire un'altra informazione. Dopodiché, in questo caso ho due possibilità di editing, però, come abbiamo avviato, diciamo, come si è avviato al problema dello snap, perché è evidente che voi vedete questa bella geometria disegnata e vale per questa, ma vale per qualsiasi altra interruzione stradale, ve lo assicuro, geometria spalmata sulla strada. E in questo caso abbiamo avviato utilizzando appunto un trigger di PostGIS. Quindi, in questo specifico caso, ad esempio, gli utenti della provincia, che poi saranno i geometri che capicantoniere, credo, se non ricordo male, che effettuano poi le ordinanze, che operativamente le scrivono e le comunicano. In passato, attualmente c'è una pagina sul sito istituzionale della provincia dove c'è la lista delle ordinanze, che però non dà idea di dove siano. Cioè, se uno sa che il chilometro 10 della SP 654 è in questa zona, sa che l'ordinanza è in questo comune, ma ovviamente a priori è complicato sapere dove si trovano. L'idea è che poi queste informazioni vengano compilate direttamente senza modificare, anzi, se possibile, semplificando l'iter procedurale che attualmente hanno in provincia. Attualmente cosa succede? Appunto, questi geometri, credo che siano i capi cantoniere, scrivono con l'ordinanza, col PDF che visualizzavamo in precedenza, dopodiché prendono quel PDF lì e lo inviano con una descrizione via mail alla persona che si occupa della pubblicazione sul sito web della provincia.
Allora, l'idea è stata quella di non aggiungere nulla, di far sì che le persone compilino questo form, il cantiere compaia, ovviamente, perché questo è l'interesse, il cantiere compaia sulla mappa. Una volta comparso sulla mappa, viene mandata anche una mail automatica. In questo momento la mail arriva a me, ma non appena diventerà esecutiva, la mail arriverà alla persona che si occupa della pubblicazione sul sito web e quindi con tutte le informazioni e già con un link al cantiere sulla strada. Dicevo, per ovviare al problema dello snap, cosa abbiamo fatto? Abbiamo usato un trigger postis, quindi le persone possono scegliere due strade, o cliccare su due punti vicini alla strada e sarà postis a snappare la geometria sulla strada. Quindi se io parto da qua e arrivo qua, creerò un primo cantiere sulla SP36, oppure possiamo fare su una strada che no, conosco, dove più o meno le progressive, posso avere un'idea delle progressive, che è la SS45, che appunto va da Gela, una ex strada, cioè no, una strada statale, però di competenza provinciale in questo momento, poi non so se la potranno cedere, che va appunto da Genova a Piacenza, per questo la conosco un po' di più, è particolarmente lunga, quindi sulle progressive non dovremmo sbagliarci. E proviamo a inserire un'interruzione che va dalla progressiva 2000 alla progressiva 3000. E si deve scegliere, è obbligatorio, una data di entrata in vigore. Quindi ho la mia mappetta, posso scegliere che entri in vigore da oggi, e una data di eliminazione. Poi in realtà io questo dato lo eliminerò dal database appena finito il jailbreak, e la eliminiamo il venerdì, quindi un cantiere che dura 3 giorni. Posso allegare il provvedimento, quindi scelgo file e ci allego un PDF a caso. Tanto, ripeto, elimineremo questo dato non appena finito il jailbreak. Compare, qua è nascosto, ma comparirà la persona che ha inserito questo dato, quindi sarà scritto che admin in questo caso è stato colpevole di aver inserito questo dato fasullo sul catasto strade, in maniera tale che sapranno a chi tirare le orecchie, che l'ingegnere Toscani saprà a chi tirare le orecchie nel caso in cui abbia, in questo caso saprà che deve tirare le orecchie a me, a parte le battute, quindi compare, diciamo, la persona che ha inserito l'informazione. E se io faccio salva, vediamo cosa succede, giusto per capire come funziona il trigger. Ovviamente ci vuole un po', dati salvati, vediamo, dovrebbe essermi appunto arrivata la mail che cerco di, però ce l'ho sull'altro schermo, quindi ve la trasferisco un attimo qua, così la vedete che mi è arrivata una mail alle 9:21, sono le 9:21, mail ovviamente automatica, questa è una mail automatica, ovviamente è arrivata anche al personale della provincia, con il link. Io clicco sul link, mi visualizza direttamente, diciamo, la visualizzazione diretta sul cantiere che abbiamo inserito. Ovviamente io non sono andato a vedere, ma quel cantiere è la stessa mappa, mi ha riaperto la stessa identica mappa, sono sulla SS45, secondo me questo cantiere qua che abbiamo inserito, 50, direi che è sì. Quindi questo cantiere qua era già su questa mappa qua, semplicemente, a GoToMeeting. Nella mail ho anche, diciamo, il link diretto che mi ha permesso di arrivare direttamente alla stessa mappa con lo zoom apposito proprio sul cantiere, e che sarà il link che verrà poi visualizzato direttamente anche nella descrizione del cantiere. Quindi si è scelto poi sul sito istituzionale dell'ente, per ora, di mantenere, diciamo, entrambe le cose: una mappa che faccia vedere tutti i cantieri e
e la vecchia pagina, quindi per chi è affezionato, per chi sulle mappe non ci si ritrova, la vecchia pagina, ma dalla vecchia pagina rimandare poi alla mappa. Quindi se io scelgo il cantiere specifico, lo visualizzo sulla mappa, visualizzo anteprima sulla mappa e poi posso navigare la mappa per andare anche agli altri cantieri. Questa è un'altra applicazione, secondo me molto utile, editando appunto con diciamo, la cosa che ritengo più utile e migliore è proprio che non si è cambiato nessuna procedura. Cioè, direttamente da mappa si è riusciti, certo, aggiungendoci anche un trigger su PostGIS, quindi una funzioncina su PostGIS che fa un certo numero di operazioni in questo caso. Questa è la parte che effettivamente abbiamo sviluppato noi, quindi questa forse ancora la parte, come qualcuno potrà dirmi, ancora un po' meno alla portata di tutti, però con questo piccolo accorgimento diciamo che si è corretto quello che manca ancora sull'ISMAP e si è implementato comunque uno strumento che riesce a essere utile e a non complicare le cose per il personale, per personale inesperto, personale che appunto non sa nulla, a cui ovviamente non si insegnerà nulla di QGIS, di software GIS, di correttezza delle geometrie o altro. Lo scopo è sempre cercare di fare qualcosa che lavori quanto più possibile in maniera automatica. E secondo me si è riuscito a farlo. Ci sono appunto qualche altro caso studio, su cui ahimè devo andare un po' veloce vista l'ora. L'ultimo che volevo farvi vedere, di nuovo non è nostro, è su questa piattaforma, vedo Luca Cavavoli collegato, che appunto è citato qua, quindi nel caso, come avete anticipato ieri, gli chiederò di correggermi qualora io dica delle scempiaggini. Questo è un progetto di ricerca. Ho brutalmente chiuso il pop-up che spiegava, lo riaggiorno la pagina così prendo la mossa a tutti, dico due parole sul progetto di ricerca, e fatto nella provincia di Latina, direi come localizzazione, da questo laboratorio dell'Università della Sapienza. E con la quale appunto collaboriamo per questi progetti WebGIS da un paio d'anni, e ha sviluppato questa piattaforma in cui sostanzialmente una parte di editing è dedicata alle persone ovviamente registrate alla piattaforma, registrate al progetto, e consente di inserire delle foto che poi servono ovviamente alla procedura e al progetto, diciamo, non solo delle foto casuali, con anche un cono di visuale, quindi con la possibilità di specificare un cono di visuale, e sulla base del cono visuale specificato, questo cono viene anche rappresentato sulla mappa. Quindi uno guardando sulla mappa, se capisco bene, poi ripeto, chiedo eventualmente nella discussione seguente a Gianluca di intervenire e di correggere tutto quello che ho detto di esatto, di disegnare il cono direttamente sulla mappa. Quindi poi io vado a visualizzare, questa volta ovviamente non faremo inserire nulla. Se clicco sul layer con il visuale e vado nella città di Latina, direi, nella città di Latina, oltre un certo livello di zoom mi compaiono appunto questi numeretti col cono di visuale, e quindi se io clicco qua, questa è una foto che è stata inserita. Nella tabella attributi non vedo, ovviamente quando lo interrogo non vedo il cono di visuale, perché il cono di visuale si è scelto giustamente di farlo vedere sulla mappa. Se io editassi questa foto, ovviamente non lo farò, immagino già il salto, se provassi a editare, vedete che c'è la possibilità di ovviamente modificare la foto, di specificare nome della foto, l'identificativo, credo che in questo caso l'identificativo sia automatico, ma non lo so, ripeto, e l'area in cui sono, l'area di Upper, che è diciamo, l'area del progetto, ovviamente chi edita questi dati conoscerà le aree,
e di ovviamente quindi caricare la foto e poi soprattutto inserire questo quest'angolo che poi determina come viene disegnato il cono sulla mappa. Ovviamente non modifico nessun tipo di dato e ovviamente la stessa possibilità c'è per, come vedete, aggiungere nuove foto. Quindi potrei aggiungere, se ho scattato una foto qua con una certa angolatura, di aggiungere l'angolatura direttamente, di aggiungere quindi foto e angolatura da qua. In questo caso credo lo scopo appunto del progetto fosse proprio consentire a tutti i partner, a tutti, non so, a una serie di partner del progetto di inserire le loro foto in maniera semplice e in maniera rapida, e uno strumento web di questo tipo è sicuramente la situazione ideale, perché credo sarebbe stato complicato distribuire un progetto QGIS, che ovviamente consentiva di fare le stesse cose, ma distribuire a tutti un progetto QGIS, visto che probabilmente il 90% delle persone che caricheranno le foto su questa piattaforma non avranno mai visto un software GIS, e credo di essere stato ottimista nel parlare del 90%, perché potrebbe essere anche in molti casi il 100%. Nel caso dei capocannoniere della provincia di Piacenza, vi assicuro che il 100% non ha mai visto un software GIS. Quando abbiamo iniziato il lavoro con la provincia di Piacenza, ormai più di 2 anni fa, era il 2018, autunno del 2018, alla prima lezione abbiamo fatto un mini corso di formazione che era dedicato al personale che poi al personale del distretto che poi avrebbe dovuto mettere mano al catasto scusate, al catasto strade su QGIS. E per una diciamo misunderstanding fra noi e il dirigente, alla prima lezione parteciparono una trentina di persone. Fu una delle lezioni più difficili della mia vita, perché ovviamente non avevano mai visto, il corso era inteso per partire dalle basi di QGIS, ma non avevano mai visto un software GIS. Ma soprattutto la cosa più complicata dei corsi non è tanto il numero, il fatto di non aver mai visto il software, è che al 90% di loro non interessavano i software GIS, perché oltre a non averli mai visti, avrebbero avuto legittimo piacere di non vederli mai nella vita. E quindi è stata una giornata, poi diciamo, mi sono ovviamente coordinato con il dirigente, abbiamo ridotto il numero di partecipanti a quel corso, e ho spiegato che appunto lo scopo del WebGIS era proprio quello, cioè cercare di dare uno strumento che consentisse l'editing, la consultazione e l'editing a persone che appunto non devono sapere nulla di ciò che c'è dietro ed è software GIS. Visto che sono andato eccessivamente lungo, mi taccio e mi piacerebbe appunto, se avete delle domande, ovviamente potete usare la chat oppure aprite il microfono e intervenite volentieri, domande, considerazioni, dubbi, evidenziare dei limiti. Qualsiasi cosa vi invito a correggere per Gianluca, della sapienza, correggere quando ho detto delle inesattezze, fate pure con lo strumento appunto che ritenete più adatto. Intanto mentre io vado a mostrare diciamo il saremo allo spazio della discussione, che ahimè arriva sempre in fondo. Intanto mostro qual è il prossimo appuntamento, dove ovviamente, come ormai sapete, chi ci segue un po' il New Break, cerchiamo di fare nei 2 appuntamenti mensili, uno più dedicato all'area GIS, chiamiamola così, e uno più dedicato invece al rilievo e al mondo del GNSS. Quindi, primo di dicembre sarà dedicato, torneremo a parlare di GNSS, in particolare di formati, dati che chi lavora nel mondo del GNSS conosce bene, come il Redex. Temo di avervi vista all'ora della mattina eccessivamente frastornato con le mie parole.
qualcuno recentemente mi ha detto: no, no, ma perché sei stato, perché è tutto chiaro, e quello in realtà credo fosse, non mi ricordo chi me l'ha detto recentemente, ho compreso che mi stava prendendo in giro. Grazie, grazie Massimo, buona giornata anche a te. E vabbè, se non ci sono ovviamente domande, considerazioni o altro, sperando ovviamente di non avermi addormentato, o passato eccessivamente, vi salutiamo e ci vediamo alla prossima occasione. Perfetto, grazie a voi anche per. Bene, vabbè, se mi dite che è tutto chiaro, mi fa ovviamente piacere. E sì, allora metteremo, sì, mando anche tutte le slide. Metteremo ovviamente la registrazione, e direi che la registrazione slide dovrebbe essere sempre presente sul nostro sito. C'è una sezione, credo, nella news, non ricordo bene, dedicata appunto a The Break, comunque sì. Dovrebbe essere tutto pubblico. Grazie, grazie allora a tutti e alla prossima occasione. Buona giornata, buon inizio di giornata. Spero di non avermela rovinata all'inizio. Buona giornata a tutti.